E allora, ragazzi, ripio, 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 sempre ripio, non finisce mai il ripio, e invece, guardate cosa vi mostro, guardate, ci siamo, l'abbiamo conquistato, ragazzi, è nostro, fin del mondo. Ah, non ci credevo, ma questa è la fine del mondo. Questo è il porto di Ushuaia. Loro dicono la città più astrale del mondo. Io per strada ho scoperto una novità. Ho scoperto che non è qui la vera città più astrale del mondo. La vera città più astrale del mondo si trova in un'isola lì di fronte, l'isola di Capo de Horn, dove praticamente c'è una piccolissima comunità di 2003-2004 abitanti che si chiama Puerto Williams. E siccome Mario è catanese, non si fa fregare dalle cose commerciali, dalle strumentalizzazioni commerciali che le città escogitano per attirare turismo. Chiaramente il posto più australe a livello turistico sicuramente sarà questo, perché l'altro è molto più difficile da raggiungere, ma Mario non si ferma. Mario vuole arrivare nel posto più australe del mondo, lo ha giurato a se stesso, e domani parte per Puerto Williams, dove veramente c'è la città più australe del mondo. Come si dice in questi casi, lungo il cammino di Santiago, l'ultimo viaggio che ho fatto prima di arrivare qui, il grido per continuare Ultreia, e domani Puerto Williams. A domani.